Sono ancora visibili le macchie di sangue sul marciapiede dell'ex Palazzo Stand, dove lo scorso sabato si è consumata una violenta rissa. Ritorna così ad accendersi la tensione a Campo di Marte, uno degli angoli più caldi della città. Io ho paura perché per via del non esco mai la sera. Nella rissa un uomo trentenne nigeriano era stato ferito ad un polso con un'arma da taglio, accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dopo le cure del caso è stato giudicato guaribile in una decina di giorni, ma intanto nel quartiere, troppo spesso al centro della cronaca locale per episodi di degrado e microcriminalità, cresce l'allarme. Non è molto tranquillo, insomma, poi non troviamo mai parcheggi qui vicini, quindi non è una zona tranquillissima, no? Si ha paura? Sì, poi sì, la sera quando si va a chiudere, sì. Sembra brutto dirlo, ma è diventato routine. Cioè, ora quello perché è stata una cosa eclatante, vista da tutti, ma ci sono state tantissime altre cose, magari anche qua dietro le poste, non viste, magari non dette, che ormai è routine. Adesso sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato per ricostruire l'intera vicenda. Gli inquirenti stanno cercando di acquisire quanti più elementi utili per risalire all'identità delle persone coinvolte nello scontro. Ad affrontarsi sarebbe stato infatti un numero piuttosto ampio di uomini. Sicuramente denota che nella zona, particolarmente tra l'altro localizzata in un punto specifico, c'è una realtà che va monitorata, vigilata, al di là di quello che è normale presidio del territorio. Dai residenti infine una richiesta unanime: più controlli. È tanto che lo diciamo, però io vedo che si fa più caso a, diciamo, ai parcheggi, si fa più caso a fare le multe là dove forse conviene di più, e meno si guarda alla sicurezza.